Buongiorno carissimi utenti, qui collegati dallo stadio di Gromola a Capaccio in provincia di Salerno. Ricordiamo il big match di questa giornata che vede confrontarsi la squadra del Santa Cecilia del presidente Domini contro il Monte San Giacomo. È un big match in quanto le due squadre sono piazzate al secondo posto in classifica dietro il Vesole a quota 12, poi ci sono appunto il Santa Cecilia a quota 9 e il Monte San Giacomo a quota 9. La squadra gialloblu del presidente Domini continua il ruolino di marcia positivo e oggi cerca di nuovo la vittoria scendendo in campo con Aragona in parata immediata, Laudisio, Bevilacqua, Fasano, Russo, Caputo, Garrafiello, Mandia, Spinelli. In panchina Civale, De Caro, Vitolo, Picariello, Tulimieri, Cappetta, Cittarella. Ricordiamo la struttura societaria è formata dai seguenti dirigenti: il presidente Domini, allenatore Prevete, vicepresidente Pecci, segretario Giaffrida, De Caro, massaggiatore Lungo, direttore sportivo Sicignano. Per quanto riguarda la squadra del Monte San Giacomo, con Evisa Bianca, Filo di Bella Cardillo, Rubino Speciale, Romano, Alessandro Abruzzese, Calabrese, Fornino, Pinto, Palmieri. In panchina Caporrino, Pasquale Romano, Vincenzo Romano, Morena, Garone, Mazzaro, allenatore Amato. Arbitra il signor Di Giacomo Di Sapri. A momenti dovrebbe iniziare la gara. Ed ecco carissimi utenti, sul pallone batte il Monte San Giacomo, il numero 11 Palmieri batte l'incontro di calcio qui allo stadio di Cromo. Inizia la gara con il Monte San Giacomo in azione, passaggio arretrato, viene gestita al meglio la difesa, ma sono subito i gialloblu a muoversi in profondità. Pallone che viene perso, recuperato dal numero 6 Fasano, pallone in area di rigore, attenzione, la palla però direttamente nelle mani del numero 1 Fico, e il Monte San Giacomo adesso cerca di gestire palla ma perde il pallone. Gialloblu in azione, triangolazione in area di rigore, Mandia sulla sfera, recupera poi la difesa del Monte San Giacomo, palla fuori, rimessa laterale, imparato una serie di passaggi, Mandia, grande passaggio in profondità, pallone che viene ribattuto, di nuovo il gialloblu in azione. Il Monte San Giacomo cerca di smistare palla in profondità, ma c'è il pressing, come potete vedere dalle immagini, fa pressing proprio il numero 11 Spinelli, che recupera una palla preziosa, gialloblu in area di rigore, il Santa Cecilia azione alle armi, sfera ancora per Spinelli, tiro! E vicino al gol il Santa Cecilia, degna di nota questa azione in profondità da parte della squadra di casa. Pallone in avanti, si cerca di gestire al meglio la sfera, palla in profondità, interviene però il numero 1 per il Santa Cecilia, Aragona, gialloblu in azione di gioco. Lancia in avanti, di nuovo c'è la manovra offensiva da parte della squadra di casa, Mandia recupera una palla preziosa sul laterale sinistro, ancora in Santa Cecilia, bellissima girata, poi c'è il tackle vincente da parte della difesa del Monte San Giacomo, ma i gialloblu stanno ben attenti, palla in verticale, grandissima giocata di Spinelli, l'esterno sinistro, coordinata eccellente, applausi del pubblico qui allo stadio di Capaccio, il Santa Cecilia di nuovo vicino al gol. Fondo area, batte il numero 1 Fico, il destro, pallone troppo corto, interviene Carrafiello, Carrafiello in gioco, recupera il pallone, ancora Carrafiello in azione, grande giocata di Caffallo su Carrafiello, per l'arbitro è punizione, punizione, e quindi si batte questa punizione in prossimità dell'area di rigore, battuta la punizione, Carrafiello, l'arbitro fa ripetere, batte il numero 8 sul pallone Caputo, il sinistro, pallone in area di rigore, palla piazzata al centro, la sfera però viene ribattuta, ancora il Santa Cecilia che ci prova con aggressività, la squadra di mister Prevede sta dimostrando un grande lancio in profondità, attenzione, palla in area di rigore, blocca il numero 1 Fico,
Si riparte dalle retrovie con il Monte San Giacomo che tenta di superare il centrocampo, ma i gialloblu sono talmente dinamici e veloci, gestiscono come possono il pallone, cade a terra Spinelli, ancora poi ci prova il numero 8 Caputo, il lancio in profondità, palla per Carrafiello, Carrafiello in azione, sulla laterale destra ancora in sala Cecilia, pronto a distinguersi in area di rigore, il cross di Fasano, tiro, pallone ribattuto, tiro finale ancora che viene respinto dalla difesa ospite, fallo sul giocatore gialloblu. Un grande Santa Cecilia, davvero una squadra che può vincere questo campionato, appunto vedendo la classifica a 3 punti dal Vesole. La squadra di Mister Prevete, ecco tutta la panchina, sta dimostrando davvero un grande orgoglio. Punizione. Attenzione, si ferma il gioco, si riparte dalle retrovie, si rialza praticamente il numero 5 Bevilacqua del Santa Cecilia, Aragona, palla in profondità, palla a terra, bellissima questa giocata gestita molto bene dal numero 11 Spinelli, fallo su Spinelli, l'arbitro fischia la punizione. Qui collegati dallo stadio di Capaccio, davvero un grande Santa Cecilia che ha le grandi potenzialità per vincere questo campionato, lo sta dimostrando oggi contro una concorrente che è piazzata allo stesso livello, al secondo posto, però notiamo appunto la superiorità tecnica dei gialloblu che possono vincere con tranquillità questa gara. Un pressing asfissiante ha scompaginato i piani difensivi del Monte San Giacomo che attualmente è in difficoltà e poi si riserva giustamente lo spazio per poter gestire un pallone di nuovo in possesso della squadra di casa. Pallone al numero 9, Carrafiello, il lancio sul laterale sinistro, pallone ancora per il Santa Cecilia, in azione di gioco, la sfera al numero 8, attenzione Caputo, tiro finale, sfiorato all'incrocio dei pali, un grande Santa Cecilia, applausi del pubblico che sta dimostrando di essere una grande compagine, squadra da vertice. Fondo aria, Fico sul pallone, pallone ancora corto, gialloblu in azione, il lancio, recupera il capitano, palla che termina fuori. Ecco le immagini, Carrafiello batte il numero 2, Imparato, ancora Imparato, Imparato in fase avanzata, pallone ribattuto, di nuovo il gialloblu in fase avanzata, Monte San Giacomo che ha questa opportunità, trova uno spazio con il suo centravanti, il numero 11 Palmieri, poi c'è un fallo, l'arbitro fischia la punizione a favore della squadra ospite del Monte San Giacomo. Ci prova il Monte San Giacomo a battere questa punizione, c'è una barriera a 4 come si può vedere dalle immagini, anzi barriera a 3 con un uomo spostato sul laterale sinistro, punizione. Attenzione a destra. Prova il numero 10. Il destro di Pinto, pallone respinto. E quindi adesso attenzione, fallo, fallo. E fallo, signore! Punizione. C'è stato un fallo ai danni dei gialloblu, quindi punizione. Il lancio di destro, pallone ribattuto, gialloblu in azione di gioco, il tackle termina fuori, rimessa laterale. Ma ammonite pure qualcosa, ma ammonite, no, ha fatto 3 errori, scivola il calciatore, dai dai dai,
10 la marca duro. Ma chi lo sa che c'è lo blu in avanti. Si gioca la palla a centrocampo e ad ecco che il gioco è dinamico, c'è una finta, c'è la traversata, il cross in area di rigore, però la palla termina fuori dal rettangolo di gioco. Adesso il Monte San Giacomo riapre il gioco, palla che termina fuori. Santa Cecilia di nuovo in avanti, diciamo che c'è un cross, la finta del numero 9 Carafiello, palla ancora per Carafiello, Carafiello il destro, Mandia il cross in area di rigore, pallone che supera tutta l'area di rigore, sfera che termina fuori, di nuovo il gialloblu in azione di gioco, l'apertura. Di nuovo il numero 5 che recupera molto bene, un lancio in profondità per il numero 9 Carafiello, l'arbitro però fischia la posizione irregolare, quindi punizione sul cross di Bevilacqua. Il lancio di sinistro, pallone fermato, di nuovo la squadra Carafiello, tutto di prima. Di nuovo la squadra del Santa Cecilia in azione, il lancio, attenzione, ancora l'apertura per Mandia, Mandia il cross, il tiro cross di Mandia praticamente termina sul fondo, c'è la possibilità di realizzare il terzo gol, fondo area, palla a centrocampo, attenzione, interviene il numero 5. Monte San Giacomo in azione, il lancio gialloblu che spazzano via, un pallone che poteva essere pericoloso, pallone sul laterale sinistro, ed ecco scatta il contropiede del Santa Cecilia che avanza, pallone in profondità, sfera recuperata, di nuovo il numero 2 ed è signore, c'è una contestazione da parte dei calciatori, poi c'è nessuna ammonizione, di nuovo in gioco praticamente la squadra del Santa Cecilia in azione di gioco, pallone a centrocampo, si continua a mietere gioco da parte della squadra gialloblu che recupera molto bene a centrocampo, diciamo che il Santa Cecilia sta gestendo molto bene la gara e inoltre è una squadra che in realtà dà tutto e di più per poter vincere la partita. Vai Fasano, oh non fate draghi, la tua l'apertura fermata, dai gira allarga per vai. In gioco ancora il gialloblu, lancia in profondità per Mandia, pallone che in questo caso però termina direttamente nelle mani del numero 1 Ficco, l'apertura sul laterale destro per Carafiello, il cross in area di rigore, Mandia di nuovo lui, ecco le immagini, l'uomo dell'area di rigore, l'uomo che ha trascinato finora la squadra del Santa Cecilia in alto, il giocatore che veramente merita molto. Allargati palla tutti, al numero 1 Aragona fa più portiere, allarga e fattara,
Saccianza, il destro, oltre il centrocampo. Mandia. Signore! Signore, che ammonizione! Pallone in out. Ecco, si è fermato un attimo il gioco, giocatori a terra attraverso contrasti, quindi che fermano il gioco, c'è la sospensione, adesso batte la rimessa laterale, il numero 4 Rubino, nelle immagini. Pallone in avanti, ecco la palla viene riconsegnata, in realtà. Fattara! Uno a capo, Paolo! Paolo là! Il lancio sul laterale sinistro. Como! Ehi, centrale, vai via! Passaggio arretrato. Passa, piglia te, lo devo fare! Ma perché non stiamo tranquilli? Fondo are. Pallone sul laterale sinistro. Il cross in area di rigore, palla ribattuta di nuovo il Santa Cecilia che ci prova. Il numero 6, il pallonetto, sfiora l'incrocio dei pali, il numero 6, Fasano, Santa Cecilia di nuovo vicino al gol. Fondo area. Alla fine vengo. Occhio qua, occhio qua, imparai, spalle. Dai, sali, io ci abbiamo. Vai più Giallo blu in avanti. Occhio a sinistra. Dai, capita. Uno. Il tacco. Allora che termina fuori, rimessa laterale per la squadra del Santa Cecilia che sta dominando la gara. Giallo blu in azione. Gira, viene a cagata. Passaggio arretrato. Il lancio bloccato. Termina fuori, fondo area. Il lancio, la finta. Da triangolazione Spinelli, tiro finale, pallone che viene deviato e l'arbitro però attribuisce il fondo area Spinelli vicino al gol. Il lancio giallo blu in azione, si ripropongono i giocatori del Santa Cecilia. Rimessa laterale, lancio in profondità, pallonetto, pallone ribattuto. Fallo, punizione per la squadra di casa. Andesi.
Batte il numero 2 imparato. Una serie di finte portano i giocatori al limite dell'area di rigore. C'è un fallo, punizione. Il lancio. Padrone sul laterale sinistro. Il cross ribattuto. L'apertura in area di rigore. La giocata vicino al gol di Santa Cecilia. Bellissima giocata questa del numero 2 imparato. Poi perdono palla i calciatori. Il Monte San Giacomo avanza. Lo fa girare. Però che termina fuori, analizzando comunque la gara. Il Santa Cecilia diverse volte è andata vicino al gol, c'è stata una proliferazione di azioni notevoli tale da poter permettere alla compagine di Mister Prevere di passare in vantaggio. Dai, 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 cambia gioco. Ancora il giallo blu in azione. Vai, vai, allarga, allarga, fattara. Vai, porta palla, allarga. Di nuovo la squadra di casa che avanza. Con Fasano, lancio in profondità. Sfera che praticamente viene fermata, rimessa laterale. Batte il numero 2 imparato. Lo scambio di palla. C'è il pressing in area di rigore da parte di Mandia. Numero 4. Laudisio. Mandia. Intercettato. Dai Paolo! Rimessa laterale ancora per il Santa Cecilia che ci prova per poter inoltrarsi in area di rigore. Ed è corner, ed è corner, vediamo lo sviluppo, se ne incarica il numero 10 Mandia dalla bandierina. A tre, oh, a re, vieni Garafi, balla Garafi, vieni qua su 7. Il destro e vai, pallone che attraversa tutta l'area di rigore. Ancora in gioco la palla con il suo numero 5 Garafi. Bevi l'acqua. In area di rigore la sfera. Ancora il numero 2. Fallo, punizione secondo l'arbitro. Dario, punizione. Vai Dario, gioca, non ti preoccupare, vai. Senti. Mezzo. Sinistro. Dai, Marco. Monte San Giacomo in avanti. Uno. Gira, gira, vieni Garafi, comincia dall'arco. Vai Garafi. Fallo, punizione. Atterrato un giocatore del Santa Cecilia. Non ha appeggiato. Giallo blu in avanti. Yeah.
Santa Cecilia che batte questa punizione, si lancia di nuovo in avanti. Il destro, pallone deviato, rimessa laterale. Il cross di Mandia, svetta di testa il centravanti giallo-blu, però in gioco la palla in area di rigore. Tiro finale ribattuto dal portiere, vicino al gol di nuovo il Santa Cecilia che ci riprova. Russo è andato vicino al gol di nuovo giallo-blu in azione. Mandia, il cross, pennellata, pallone che però viene fermato. Raddoppia di nuovo in azione di gioco la squadra del Santa Cecilia. In avanti, lancio per il numero 11 Caputo, palla che però viene fermato. Monte San Giacomo in azione, Santa Cecilia che recupera, palla in gioco Di Bella, giallo blu che riescono a fermare il gioco. La palla traslata sul laterale sinistro, il lancio al numero 9 Carrafiello, palla che termina fuori. Vado in out, si riprende a giocare con il Monte San Giacomo in azione. Vai, 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 gioca! Caputo mantiene in gioco il pallone, c'è una serie di triangolazioni a centrocampo. Russo, apertura sul laterale sinistro. Di nuovo la palla in verticale, la girata, Mandia. Mandia sul pallone, Mandia, il cross di Mandia, pallone fuori, il cross di Mandia. Mandia non è stato seguito, in quel caso il pallone ha attraversato tutta l'area di rigore, c'era solo il numero 11 Caputo in area di rigore, no scusate, il numero 11 Spinelli, fondo area, batte il portiere Fico. Fallo, punizione a centrocampo. Il lancio di sinistro, pallone fermato. Fallo, attenzione. Punizione, atterrato il giocatore del Santa Cecilia, a quanto pare già è la seconda o terza volta, atterrato Russo, uno dei migliori centrocampisti di questo girone, e atterra in questo momento. Si è rialzato Russo, fortunatamente è un giocatore tecnicamente dalle doti eccellenti. Russo si rialza, punizione per il Santa Cecilia. Il lancio raso terra, il cross in verticale. Dai, dai, dai! Ehi!
Dai Annesia, non facci la. Monte San Giacomo che viene fermato, non c'è un problema in questo caso per il Santa Cecilia che continua ad avanzare il passo. Pinto tenta il cross, ma di fronte c'è la laguna che giustamente rappresenta lo stadio vincente questo Santa Cecilia. Vai Dario, vai. Soprattutto in difesa, l'apertura per Mandia, palla che termina fuori. Rimessa laterale, pallone che viene perso, lancio in profondità, ancora il gialloblu che avanzano, palla a terra da parte di Russo, la finta per Mandia, il cross per il numero 9 Carrafiello, l'arbitro fischia la posizione irregolare. Ancora Mandia in azione, palla in out. Giallo blu in azione di gioco. All'arco, non tutta Giari. Di un istante da Cecilia in avanti. Il lancio, pallone deviato, di nuovo Carrafiello in area di rigore, palla ribattuta, Santa Cecilia che si ripropone, Mandia, tiro di Mandia, trova l'esterno, ottima l'intenzione di gioco da parte del regista e rifinitore della squadra di casa che si avvicina al gol. Risultato ancora fermo sullo 0-0. Fondo area. Giallo blu in azione. Lancia in verticale, palloni out, e giallo blu in azione, ancora in gioco, attenzione fallo. Se questo è l'ennesimo fallo, quando praticamente scatta il contropiede da parte del Santa Cecilia e viene bloccata l'azione di gioco, è davvero incredibile. E diciamo è la terza volta consecutiva che capita una cosa del genere, un caso del genere. Quindi siamo di fronte adesso ad una punizione che deve essere battuta dalla Santa Cecilia. Palla gira. Fa non chi è annazzo, pina pina la palla. Falla qua, fa venire la cosa che ho già detto da schiacciare. Palla gira pure. Guarda a Fasà. Il lancio.
piglia, piglia, torna, torna. Allora il numero 2, passaggio arretrato, imparato ad Aragona. Calma, calma. Allora in profondità, lancio in verticale, esce, attenzione, Fico che sbaglia a tirare il pallone, sera che termina fuori. C'è colpo di rete, rimessa laterale, imparato, Spinelli, palla fuori, pallone per Aragona. C'è l'oblù in azione di gioco. Sfera all'indietro per Aragona. Allargo il campo. Il lancio per Carrafiello. Passaggio arretrato. Di nuovo un'azione di gioco, ma c'è l'iniziativa da parte in area di rigore del Monte San Giacomo, che però non va oltre l'area di rigore. In pratica c'è un tentativo che risulta essere poco pragmatico. Palla che termina fuori, Mandia ha l'opportunità di lanciarsi in avanti, il regista non chiede il finitore, pallone per Spinelli, Mandia, Spinelli, l'apertura in area di rigore, Carrafiello vicino al gol, eccolo nelle immagini, Carrafiello, fondo area. C'è l'oblù in azione, di nuovo il Santa Cecilia in avanti, ci prova, cerca di piazzare la palla al centro, sfera per Carrafiello, Mandia si gira di sinistro, pallone bloccato. Gira, gira, vieni, vieni, vieni imparato, vai imparato, vai, 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 che ti copri, vai, gira. Fallo, fallo su Spinelli, per l'arbitro è punizione. Atterrato il centravanti della squadra giallo-blu. Batte il numero 7 Russo. Tiri in porta, mettete su. Oh! A me sembra me. L'interno. Il destro. Pallone che termina al lato, vicino al gol di nuovo. Il Santa Cecilia che ci ha provato. Fondo area. Fallo secondo l'arbitro. Punizione.
punizione. Il lancio in area di rigore, pallone in out, rimessa laterale, battono i gialloblu con immediata, poi Russo, ancora immediata, il cross in area di rigore, la palla attraverso il terreno, attenzione Mandia, ci prova ancora il Santa Cecilia, uomo, è buona, tiro finale di Carrafiello vicino al gol, ma Fico è pronto. Allarga, allarga di giallo. Ah, lancio in profondità di nuovo il Santa Cecilia, Carrafiello e l'arbitro però fischia. Giustamente Carrafiello ha tirato tanto per tirare, ma in pratica ha fischiato. C'è un cambio, esce praticamente Pinto per la squadra, no scusate, esce Mandia ed entra il numero 18 ed entra praticamente Citarella. Lancio, finisce il primo tempo, risultato fermo sullo 0-0, grazie dell'attenzione.